piace facendo loro. Vai, vai. Che lavori, eh? Lavori eminenza. Thank you.
davvero all'opera del Duomo, ai canonici e a tutti i musicisti che oggi si sono riuniti venendo da tante parti. Questo mi fa molto piacere, perché non è solo la nostra cappella musicale, i nostri Oregattorsi, ma tante altre istituzioni della società civile fiorentina e fiesolana che si sono unite per dare un omaggio non tanto a me, ma alla figura del Vescovo. Tra l'altro il vostro maestro qui pestava i piedi mentre è su una lapide che ricorda uno dei più grandi, che è l'arcivescovo di Firenze, Antonio Martini, che io sento particolarmente vicino a me, perché Antonio Martini è un pratese che andò a finire in Piemonte e lì si fece conoscere dal Savoia e eccelse soprattutto nella traduzione della Bibbia. Lui è il grande traduttore della Bibbia, colui che ha tradotto la Bibbia all'italiano per i tempi moderni. E la sua Bibbia, fino, possiamo dire, alla vigilia del Concilio Vaticano II, è stata la Bibbia della cultura italiana. Quest'uomo davvero mi sta molto a cuore, perché in qualche modo anch'io ho dato un piccolo contributo alla traduzione attuale della Bibbia e quindi sento una grande continuità con Antonio Martini, che tra tutti gli arcivescovi di Firenze è l'unico che troneggia qui davanti al presbiterio nel ricordo, appunto, che ne hanno voluto fare i signori canonici del tempo. Pesterità via di anche su di me tra un po', va bene. Grazie a voi tutti.